Europa TG è stato presentato a Bruxelles dal presidente della Commissione europea José Barroso il piano di supervisione sulle banche e sui rischi del sistema finanziario. Obiettivo: regolare maggiormente il mercato della finanza ed evitare crisi come quella in corso. Al centro della proposta dell'esecutivo europeo, il Consiglio europeo sui rischi sistemici, un nuovo organismo che sotto la presidenza di Jean-Claude Trichet, già a capo della BCE, controllerà la stabilità finanziaria e riferirà in caso di rischio direttamente a governi e regolatori nazionali. La misura passerà ora al vaglio dei 27 per entrare in vigore entro il 2010. Il problema di Opel non è solo tedesco, ma è europeo. A sostenerlo José Barroso, presidente della Commissione europea, che oggi ha annunciato una riunione di coordinamento dei 27 sul futuro degli impianti europei del colosso automobilistico General Motors. Preoccupa infatti la decisione sul partner che Berlino si appresta a scegliere, che potrebbe penalizzare le attività di General Motors al di fuori della Germania. A essere coinvolti in questo senso, Belgio, Spagna, Polonia, Gran Bretagna e Svezia. Nuovo allarme incendio in commissione, si tratta del secondo episodio in meno di 10 giorni. Il Palazzo Berlaymont, sede principale dell'esecutivo europeo, è stato evacuato mentre si svolgeva una conferenza stampa. L'allarme è comunque subito rientrato, si è trattato di una fuga di acqua calda che ha ustionato un dipendente. Nessuna frontiera tra fratelli. Con questa scritta e altri chiari disegni è stata reinterpretata l'installazione di fronte alla sede del Parlamento europeo, che domanda ai cittadini che tipo di confini vogliono in Europa, siepi o muri. Installazioni sui principali temi politici, sicurezza, energia, economia, sono presenti nelle principali città d'Europa in vista delle prossime elezioni europee che si svolgeranno tra il 4 e il 7 giugno. Su welife.eu.